Ben ritrovati a tutti amici di Rubrica Rossonera, ben ritrovati, parliamo della situazione contrattuale di Frank Yannick Kessié, detto il presidente. Frank Kessié che è tornato dalle Olimpiadi, ha svolto 2 giorni di allenamento per poi fermarsi e avere un problema importante, un problema che lo terrà lontano dal campo di gioco per circa un mese. Un'assenza importante, un'assenza negativa per il mondo Milan, perché Kessié l'anno scorso è stato determinante, non si è fermato mai e probabilmente... è sempre difficile dirlo col senno di poi, ma questo infortunio probabilmente è legato molto anche alle tantissime partite fatte, al poco riposo, perché Kessié sia in nazionale che nel Milan è un punto fermo, un pilastro troppo, troppo importante. Speriamo che Kessié possa recuperare al meglio, possa recuperare velocemente, perché è un giocatore e fa parte dell'ossatura vincente creata da Stefano Pioli per il nostro grande Milan. Frank Kessié che ieri è stato a casa Milan, ha incontrato i dirigenti dell'area tecnica rossonera, ha parlato con Paolo Maldini, ha parlato con Frederic Massara e c'è stata la conferma da ambe le parti della volontà di continuare assieme. Sia il Milan ha ribadito la totale fiducia, la grandissima stima nei confronti del presidente Kessié, sia Kessié stesso ha ribadito ai dirigenti dell'area tecnica rossonera la sua volontà, il suo piacere di giocare nel Milan, la sua volontà di restare anche nei prossimi anni, ma... non è ancora stato raggiunto definitivamente l'accordo, si continua a trattare. Il Milan ha messo una base fissa di 5 milioni di euro, quindi più del doppio dell'attuale ingaggio a Kessié, ma lo sappiamo tutti e con bonus facilmente raggiungibili varie 6, ma ribadiamo già da diverse settimane, il giocatore vuole come base fissa 6 milioni di euro. Quindi si continua a trattare. La trattativa sarà ancora, secondo me durerà ancora qualche settimana, ma ribadiamo, lo ribadiamo già da tempo, si concluderà prima della fine del calciomercato, perché il rinnovo di Kessié è troppo importante anche per una questione di immagine per il nostro Milan dopo aver perso Gianluigi Donnarumma, che è andato al Paris Saint-Germain, e a Cancelanoglu, che è andato all'Inter. Lo sappiamo, il calcio è imprevedibile, abbiamo visto anche i cugini con Lukaku che rimango all'Inter e poi ha lasciato l'Inter per andare a trasferirsi in un altro lido che è quello del Chelsea. Speriamo che questo non accada con Kessié, che la volontà che ha dimostrato, la volontà, l'attaccamento ai colori rossoneri siano veri e che si possa trovare un compromesso tra le esigenze personali e le esigenze del club, nonostante il club, come sempre per noi tifosi, è più importante di tutto e di tutti, però che sia un giocatore importante, quindi speriamo che Milan faccia un sacrificio economico importante e che Kessié a volte scenda anche e si avvicini con la sua volontà di restare rossonero, si avvicini all'offerta rossonera. Quindi Kessié, stop di un mese, probabilmente il suo posto verrà preso da un nuovo acquisto e probabilmente dalla conferma in questo punto di Pobega, vedremo, però che sì, lo aspettiamo presto in campo, una buona guarigione al nostro grande presidente. E come sempre, se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo, di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rossonera.